Quindi ragazzi, magari sotto nei commenti ditemi se nel mercato di gennaio potrebbe essere conveniente vendere Icardi e magari scrivetemi anche sotto nei commenti con chi poterlo sostituire, ecco. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter, ragazzi, in questo episodio infrasettimanale, incredibile, giovedì. Mi raccomando ragazzi, se vi siete persi l'episodio precedente ve lo lascio qui a schermo così potete recuperarlo prima magari di guardarvi questo. E vi ricordo che questa domenica, come sempre, ci sarà un altro episodio della carriera allenatore. Ragazzi, oggi per questo episodio infrasettimanale qualcosa di incredibile, perché c'è Lazio, Juventus, Real Madrid e il grande Carpi. Pazzesco. Però ragazzi, prima come al solito saluto un po' di voi e rispondo a qualche domanda che mi avete fatto nei commenti dello scorso episodio. Saluto Mafalda Molina, Tommaso Montagnini e Marco, i gemelli diversi, Dadeca88, Giastor, Bruno Della Morte, Ivan Caifa, Jacopo Pavani, Nicola Scatelli, Giovanni Magri, Lapo Vinattieri, Gabriele Pezzotta, Aldo Colimoro, Matteo Trick 5, con grande affetto anche Frenchy Ben A. Inoltre ragazzi, volevo rispondere a un paio di domande che mi avevate fatto. Mi giro un attimo qui verso il computer. La prima domanda me la fa Luca Torres, che saluto. Mi dice: volevo solo darti un consiglio, quello di provare 4-4-2. È un modulo molto classico, ma che sto usando spesso e mi ci trovo benissimo. Pensando alle qualità dei giocatori che possiedi, può essere un modulo perfetto. Grande, continua così. PS, se mi saluti. Ciao Luca. Allora ragazzi, in questo episodio volevo provare appunto a cambiare le formazioni. Per esempio, contro la Lazio userò questo modulo 4-4-2 a rombo, però, perché così posso utilizzare gli esterni e il COC. Per quanto riguarda invece la partita contro il Carpi, la volevo utilizzare per provare un modulo che secondo me potrebbe essere molto importante in questo periodo dove non riusciamo a essere molto cinici, ovvero questo, perché così ho due centrocampisti centrali che aiuterebbero comunque i tre difensori, che comunque sono Varane, Musacchio e Murillo. In più ho gli esterni che corrono, De Lufeu, Mahrez, Inaki Williams, Depay, Felipe Anderson, e in più ho tre attaccanti e posso utilizzare anche un COC in quella posizione. E quindi secondo me è una formazione molto ma molto importante, ma contro la Lazio voglio utilizzare questa qui, ovvero il 4-4-2 però a centrocampo a rombo. Inoltre ragazzi, volevo rispondere a una domanda che mi avete fatto in molti riguardo la situazione attuale dell'Inter in campionato, la Reale Inter. Molti danno la colpa solo a Mancini, ma ovviamente la colpa non è solamente di Mancini, perché Mancini ha sbagliato quelle due o tre partite, secondo me, la formazione, tipo contro la Lazio. La colpa è nella testa dei giocatori, purtroppo, nella mentalità dei giocatori che si accontentano di pareggiare la partita, si accontentano di fare un gol. Il Napoli e la Juventus vanno in campo per distruggere l'avversario e la maggior parte delle volte ci riescono. La Juventus nella prima mezz'ora fa due gol e mette in difficoltà subito l'avversario e poi continua a farne senza accontentarsi, mentre l'Inter o non riesce a farlo o probabilmente si accontenta, perché guardate la partita contro l'Hellas Verona, cioè vinci 1-0 e mi prendi tre gol così, non esiste. Cioè tu dopo l'1-0 devi correre come un dannato per fare il 2-0. Non puoi permetterti cali di concentrazione. Comunque, come detto ragazzi, basta ciacerare, andiamo a giocare queste partite. Lazio-Inter è la prima, davvero molto importante. Io non so se tenere queste maglie, direi di sì. Questa è la formazione titolare. Andiamo a giocarci questa partita contro la Lazio, che dove piove, purtroppo piove sempre, mannaggia la puttana. Prima partita di oggi, Lazio-Inter. Partita importante ragazzi, perché se vi ricordate bene siamo contro una squadra che ci ha dato veramente del filo da torcere nella scorsa stagione e anche all'inizio di questa stagione con la Supercoppa italiana. La situazione della classifica delle due squadre: abbiamo la Lazio sopra di un punto e poi la Juventus successivamente, quindi questo episodio sarà praticamente una rivelazione. Io ragazzi non ho altro da dire, sempre sul pezzo, forza Inter, cerchiamo di far vedere veramente quello di cui siamo capaci. Icardi fa salire Felipe Anderson, che lo mette bene in mezzo, c'è De Lufeu! Gerard De Lufeu, signori, porta in vantaggio l'Inter, 1-0 per i neroazzurri. Ma che azione, signori, gran cross di Felipe Anderson, che ho visto proprio De Lufeu che si stava inserendo, cross fantastico di Felipe Anderson, che veramente ogni volta che lo metto in campo si fa trovare prontissimo. Guardate che cross perfetto, un inserimento che probabilmente avrebbe dovuto fare Griezmann,
Ma ci pensa Gerard Deulofeu di testa. Secondo gol con la maglia dell'Inter, se non sbaglio. Icardi, ancora per Deulofeu, che aspetta la sovrapposizione di Calhanoglu. Adesso Calhanoglu la mette in mezzo, però c'è solo Icardi che non riesce a colpire di testa. Però la palla arriva da dietro a Masuaku. Che bomba, ancora Masuaku. La palla resta lì, però Masuaku sbaglia l'appoggio a Deulofeu. Attenzione perché si sta per concludere il primo tempo. La Lazio è in attacco, ma Musacchio chiude alla grande. E finisce qui il primo tempo, 1-0 per l'Inter, gol di Gerard Deulofeu. Masuaku, largo per Griezmann. Attenzione perché in mezzo arriva Icardi! Griezmann! Rigore. Rigore. Probabilmente Icardi è riuscito ad anticipare Braffaid, dovrebbe essere lui. Sì, Braffaid, vediamo qui. Eh sì, rigore ragazzi, perché Icardi l'ha anticipato Braffaid. E poi però Braffaid ha preso solamente Icardi. Attenzione perché io vorrei far tirare Mauro Icardi, che è sempre in mezzo alle critiche. Calcio di rigore per l'Inter, quindi va Mauro Icardi contro Marchetti. Il tiro di Icardi! Mauro Icardi, signori, 2-0 per l'Inter. Aveva intuito Marchetti, ma Icardi ha alzato il pallone e niente da fare, quindi per il portiere della Lazio. Attenzione alla Lazio con Ravel Morrison. Nardi è costretto al primo intervento della partita. Buona la parata del francese. Ancora Candreva. Oh mio Dio, ragazzi. Attenzione perché la palla arriva a Felipe Anderson. Seguito da Onasi, che è veloce. Oh, Felipe Anderson che palla per Paco Alcacer. Paco Alcacer davanti a Marchetti. Il tiro di Paco Alcacer. Steso. Calcio di rigore. Secondo calcio di rigore di oggi per l'Inter. Espulso Braffaid, secondo fallo da rigore, giustamente. E qui Paco Alcacer se n'era andato ottimamente, devo dire. Grandissimo stop. Assolutamente, rivediamo il replay qua. E qui Paco se n'è andato. Fallo da dietro e badaboom ciaccia. Però stavolta voglio far tirare al buon Pachito. Può andare Paco Alcacer, signori. 3-0. E c'è il gol anche di Paco Alcacer. E partita strachiusa, assolutamente, assolutamente strachiusa. Finisce qui la partita con Paco Alcacer per terra, steccato. Comunque 3-0, ragazzi. Scusate, mi ero dimenticato di gioire. Ma qui oggi veramente una partita fantastica. Guardate, tiri in porta. La Lazio veramente non si è assolutamente vista. Icardi 8,9 migliore in campo. Paco Alcacer 7,3. E anche Deulofeu e Felipe Anderson, davvero un'ottima partita da parte loro. 1-1 tra Juventus e Roma, va bene così, abbiamo recuperato punti sulla Juventus e adesso guardate un po', abbiamo proprio la partita contro la buona Juve, la gente rompe il silenzio, ma basta rompere le palle sui Cardi, veramente, veramente basta. Vorrei parlare del mio gaggio. Mister, mi chiedevo se potesse dare un'occhiata al mio contratto e ritoccarmi lo stipendio, in quanto ritenga che quello attuale non rifletta il contributo che sto offrendo alla squadra. Certo che Icardi sei veramente un rompicazzo, non è che, cioè, veramente... Veramente che due coglioni. Molto bene Deulofeu. Attenzione perché Musacchio sale 85, ragazzi. Molto bene gli allenamenti. Si avvicina a salire molto Icardi e anche Deulofeu che sta diventando un bel animalino, devo dire. Bloccato il rinnovo del contratto di Icardi. L'agente di Mauro Icardi ci ha informato che il suo assistito non ha intenzione di prolungare il contratto con noi. Dice che al momento non sa ancora se rimanere o se cercare nuove sfide. Dobbiamo decidere se il giocatore rientra o meno nei piani futuri del club, la dirigenza. Allora, ragazzi, questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che in estate Icardi se ne andrà. Questo è sicuramente quello che succederà. Quindi, ragazzi, magari sotto nei commenti ditemi se nel mercato di gennaio potrebbe essere conveniente vendere Icardi. E magari scrivetemi anche sotto nei commenti con chi poterlo sostituire, ecco, perché comunque vendendo Icardi faremo su veramente molti soldi e potremo acquistare un nuovo attaccante. Mi dispiacerebbe vendere Icardi, ma questa è più o meno una situazione che si è presentata con Handanovic, che non voleva il rinnovamento del contratto e quindi ho dovuto venderlo comprando però Griezmann. Quindi ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti come comportarmi con Mauro Icardi. Ci siamo, è il momento di andare a fare la formazione. Allora, ragazzi, con questa formazione mi sono trovato davvero, davvero molto bene, devo dire, assolutamente. Mi sembra sia tornato Varane, infatti è tornato Varane. Quindi al posto di Masuaku mettiamo Shaw, al posto di Murillo mettiamo Varane, Florenzi, Deulofeu, Felipe Anderson. Si sono comportati davvero molto bene tutti. Ma io sinceramente mi sento di tenere questa e mettiamo neanche Williams al posto di Brozovic, direi di sì.
Almeno non piove, porca puttana, per fortuna. Inter-Juventus San Siro, sotto le nuvole, oggi ospiterà uno dei big match più straordinari e imprevedibili del calcio italiano. Inter-Juventus, partita che è davvero importante per il continuo della nostra stagione, per cercare di andare a riprendere quella che è una squadra che non ha mai perso in questo campionato, neanche noi, ma che ha pareggiato solamente una volta, quindi, ovvero la scorsa partita contro la Roma. Quindi una squadra davvero davvero tosta, come possiamo vedere anche dagli elementi, anche se è stato inquadrato Sturaro. Sempre sul pezzo, ragazzi, forza Inter. Griezmann, aspetta l'arrivo di De Lufeu, che se ne va? Attenzione, De Lufeu, c'è in mezzo Griezmann! Com'è possibile sbagliare un gol del genere? Com'è possibile? Madonna, che fallo di Chiellini su Griezmann, ragazzi. Cioè, rosso. Rosso per Chiellini. Cioè, ragazzi, ma che fallo è? Scusatemi, ma si può fare un fallo del genere da dietro? Cioè, ragazzi, qua Griezmann se n'è andato. È bruttissimo fallo. Il fatto che è a centrocampo, non so se è il rosso sia giusto, però in realtà fallo veramente bruttissimo. Attenzione a De Lufeu. Calhanoglu per Griezmann. Arriva adesso Calhanoglu. Calhanoglu, signori, finalmente torna al gol anche lui. 1-0 Inter. E stavolta l'azione dell'Inter finalmente porta a una finalizzazione. Ma ci voleva veramente a Calhanoglu. Qui Cáceres sbaglia il pallone. Arriva Icardi, la gioca a Griezmann. Poi Griezmann si gira e chiude il triangolo con Calhanoglu, che di destro sfonda veramente la porta. I difensori della Juve non riescono a tenere i nostri attaccanti. De Lufeu in mezzo per Calhanoglu! Signori, De Lufeu mi sta impressionando da matti, veramente da matti. Madonna, Varane, che pallone ha recuperato Varane. Può andare Griezmann, può andare Griezmann. Attenzione, Griezmann rientra. Il tiro di Griezmann deviata da Alaba. Non ci credo, è palo. Non ci credo. Ma Alaba, ma quando è entrato Alaba? C'è sempre stato. È stata un po' fortunata con la Juventus con questo palo. Comunque ci stiamo comportando davvero alla grandissima, ragazzi. Per il momento restiamo con questa formazione. Mi trovo molto bene con questa formazione. Luke Shaw recupera un gran pallone. Può andare Luke Shaw. Il tiro di Luke Shaw! Buffon. Con Ndombele vede Icardi che rientra. Mauro Icardi ancora. Mauro Icardi di sinistro. Poi con Ndombele. 2-0 Inter. Mamma mia, stiamo veramente dominando la Juventus, signori. Porca miseria, non riescono a fare un passaggio che sia uno. Da quando è stato espulso Chiellini ha perso completamente il senno. Veramente, non riescono più a fare niente. Abbiamo un pressing talmente alto che facciamo fatica a fargli costruire l'azione. Qui recupera palla di nuovo con Ndombele. Icardi fortunato, Buffon qui non la tiene. Poi arriva da dietro con Ndombele che su Pogba riesce a colpire di testa e metterla nel sacco. Quindi 2-0 Inter, ragazzi. Guardate Cáceres. Malissimo. Guardate la Juventus, fa fatica veramente a costruire. Magari con Ndombele fosse così anche nella realtà. Attenzione qui a Mandzukic. Chiuso perfettamente da Luke Shaw, senza fallo. Attenzione perché Luke Shaw gli regala il pallone. Poi Mandzukic, Polnardi con una semplicità incredibile. Vediamo un po'. Felipe Anderson è un po' stanco, anche Calhanoglu in realtà. Io direi di mettere Mahrez al posto di Calhanoglu. Ma adesso per il momento l'attacco può anche restare così, sinceramente. Mi dispiacerebbe vendere Icardi a me. De Lufeu, che palla per Calhanoglu! Fallo! Andiamo! 3-0 Inter! A Calhanoglu, signori! Ma che palla di De Lufeu, ragazzi! Ma adesso la Juventus è tutta su completamente. Ma ho costruito una squadra in grado di difendere tantissimo con un centrocampo con Ndombele e in passato Tielemans. E una difesa davvero tosta di difendere e di riuscire a ripartire velocemente proprio per queste situazioni. La Juventus è totalmente in balia dell'Inter, tutta in avanti, e non riesce veramente a fare niente con la nostra difesa Varane Musacchio, pazzesca, pazzesca. Mahrez per Paco Alcácer che tira al volo. Buffon la blocca lì, la tiene lì. C'era pronto Iñaki Williams. E finisce qui, signori! 3-0. E i nostri 6 punti li abbiamo fatti, ragazzi. Ma che partite!
Fortuna, siete stati fortunati perché si è fatto espellere Chiellini, sarebbe stato veramente tutto molto più difficile. Finalmente Deulofeu mi sta facendo vedere perché l'ho acquistato, e la Lazio, signori, ha perso contro il Chievo Verona. Questo è un episodio incredibile, veramente. Allora ragazzi, questa è la nostra situazione nei gironi di Champions League. Mi viene veramente davvero molto male a dover leggere questa cosa, perché noi siamo obbligati, nel caso perdessimo contro il Real Madrid e il Wolfsburg vincesse, saremmo fuori ragazzi, saremmo fuori, non possiamo assolutamente perdere contro il Real Madrid. Direi che la formazione ragazzi titolare è questa che ho utilizzato sia contro la Lazio che contro la Juventus, una formazione che mi sta dando veramente tantissime, ma tantissime soddisfazioni. E stasera San Siro ospita Inter-Real Madrid, la partita dell'anno, questa è la partita dell'anno ragazzi, per il momento, perché c'è solo una cosa che dobbiamo fare, ed è vincere, perché la nostra situazione nei gironi purtroppo si è messa veramente, veramente molto male. E qui purtroppo andiamo con gli scontri diretti e non con le differenze reti, infatti nella scorsa partita d'andata il Real Madrid ci ha battuto 1-0. Abbiamo fatto molta fatica, ci ha fatto gol al 90esimo, purtroppo ci ha messo in grande difficoltà adesso nei gironi. Forza Inter, è sempre sul pezzo. Non ci credo, ragazzi. Primo tiro in porta del Real Madrid, Benzema, di rovesciata. Qui è una buona parata di Nardi. Florenzi sbaglia, la palla resta lì. Non chiedetemi come ha fatto a fare questo gol Benzema, sinceramente. Icardi per Çalhanoğlu! Sì! A Çalhanoğlu! Dopo un minuto praticamente dal gol del Real Madrid, porta il pareggio all'Inter. Che gol che ha fatto a Çalhanoğlu, ragazzi. Mamma mia. E possiamo farcela. Possiamo farcela. Possiamo farcela, ragazzi. Forza. Qui Felipe Anderson. Una gran palla a Icardi, poi Çalhanoğlu, bam, all'incrocio dove non può arrivare quel fottuto del portiere del Real Madrid. Uno pari e partita strariaperta. Con Dogbia per Griezmann, Kiko Casilla. Attenzione a Cristiano Ronaldo sulla fascia, che prova ad andarsene, ce la fa a Florenzi. Cristiano Ronaldo, il palo. Il palo probabilmente con la deviazione di Nardi. Felipe Anderson, oddio che palla per Icardi, oh mio Dio, questo faccio il gol della merda ragazzi, Icardi, per Griezmann signori, mantiamo, 2-1, vaffanculo tutti, non mi interessa niente di questa partita, devo vincerla, in ogni modo, non mi interessa assolutamente un cazzo signori, 2-1, Antoine Griezmann, qui Felipe Anderson ha recuperato un gran pallone, io mi sono avvicinato il più possibile, vaffanculo. Finisce qui il primo tempo ragazzi, 2-1 per noi, forza. Attenzione a Deulofeu. Che palla per Griezmann! Sì! Signori, non ci posso credere! 3-1 Inter, Antoine Griezmann! Ma signori, Deulofeu? No, parliamo di Deulofeu un secondo. Parliamo di Deulofeu un secondo. Pam! Oh, che palla ha dato! E qui Griezmann, cinicissimo. 3-1 Inter ragazzi, 3-1 Inter. La mette in mezzo Benzema. Attenzione ancora il Real Madrid. Oddio Nardi, grande Paul. Che parata ha fatto su Sergio Ramos, che ancora una volta rischiava di beffarci al 90esimo, anche se sarebbe stato il gol del 3-2, ma non si sa mai qui con le differenze reti. Finisce qui ragazzi, 3-1 per noi ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto il Real Madrid con una formazione incredibile, con una squadra pazzesca. Ovviamente il migliore in campo Griezmann con una doppietta, ma Felipe Anderson, Çalhanoğlu, Deulofeu, ragazzi. Ok ragazzi, direi che questa formazione è davvero molto strana, devo dire. Ma voglio assolutamente provarla. Secondo me non è male in realtà, perché sia Depay che Iñaki Williams sono attaccanti, alle sinistre, alla destra, però Iñaki Williams può fare tranquillamente l'attaccante. E quindi direi che è una formazione
tutto sommato giusta. Quindi Carpi Inter, ragazzi. Speriamo di non sottovalutare troppo questo avversario, ma difficilmente sarà così. Madonna, che gol che ha fatto Lasagna, ragazzi, non ci posso credere. È proprio lui, proprio Kevin Lasagna, porta in vantaggio il Carpi 1-0. E adesso qua basta scherzare. Paco Alcácer ruba un gran pallone. Paco Alcácer davanti al portiere. Paco Alcácer, uno pari. Grande Paco, grandissimo Pachito. Ottimo. Attenzione a Paco Alcácer che ce l'ha sul destro. Fuori di poco il tiro di Paco. Veramente fuori di poco il tiro di Paco. Non male, devo dire, però. Ce l'aveva sul destro, il suo piede. Oddio, Longo, che palla per Paco Alcácer. Madonna Benussi, che palla che ha parato. Attenzione a Murillo, prova il tiro da fuori, Murillo! Jason Murillo, signori, che gol ha fatto! Gran tiro da fuori, niente da fare per Benussi, una parabola incredibile sotto l'incrocio. L'Inter passa in vantaggio, Murillo, incredibile. Può andare Longo, il tiro da fuori di Longo! Benussi, signori, Longo... Attenzione, perché Longo non è davvero male. E finisce qui la partita, ragazzi. Direi esperimento parzialmente riuscito, anche perché ho giocato con buona parte dei non titolari. Peccato per Mahrez che si è fatto male, adesso andiamo a vedere cosa ha fatto. Deulofeu, ragazzi, mi viene da dire solo un fenomeno, solo un fenomeno. Ora andiamo a vedere l'ufficio. Cosa ha fatto? 8 giorni, vabbè, contusione al gomito, per fortuna, va. Grazie mister, ho apprezzato molto l'opportunità che mi ha concesso. Molto bene, Laxalt, sono contento. Ma perché gioco? Dimmi, allora ditemi, perché gioco devi farmi fare queste cose? Cioè, Felipe Anderson si è infortunato, frattura del gomito, la prognosi è di 6 settimane di stop. L'episodio che ci aspetta la prossima volta, Torino-Wolfsburg, partita importantissima, Genoa e Sassuolo. E poi inizierà il calciomercato. Mi raccomando ragazzi, scrivete sotto nei commenti come mi dovrei comportare con Mauro Icardi. E mi raccomando lasciate tantissimi mi piace, perché questo episodio è stato veramente qualcosa di veramente incredibile. Abbiamo trovato probabilmente la nostra formazione fissa base. E sono veramente molto contento. Ma non mi ero accorto che praticamente la Juventus ha perso 2-0 col Chievo. E quindi noi adesso siamo anche primi in classifica. Molto bene, ragazzi, molto bene. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Forza Inter.